direttore generale dell'azienda ospedale da circa un mese, diciamo, e da poco tempo ha completato la sua squadra. Adesso diciamo la squadra dei direttori è a pieno regime al completo. Lei è qui però da tempo, no? Da 8 anni, è stato direttore sanitario per 2 mandati dell'azienda. In questo lavoro trova più, nel suo programma, trova più cose da consolidare o cose da cambiare? Alcune cose, allora, consolidamento e cambiamento sono vanno di pari passo, cioè consolidare non vuol dire cristallizzare, non vuol dire che va tutto bene. Il nostro lavoro richiede comunque degli sviluppi, no? Sicuramente ci sono una parte di cose che vanno stabilizzate, cioè acquisite come dato e quindi vanno messe a regime, e poi bisogna fare degli interventi anche importanti di miglioramento. Cominciamo da quali sono? Partiamo da quegli importanti miglioramenti che hai in mente. Allora, io penso che ci siano alcune questioni. Innanzitutto va resa più organica l'impostazione dell'azienda, che non è fatta solo di ospedale, è un'azienda socio-sanitaria territoriale. Tanto più con la riforma. Certo. Dopo la riforma, quindi del mandato, il mandato sarà concentrato proprio sull'attuazione della riforma. Cosa vuol dire questo? Che l'ospedale in quanto tale risponde all'esigenza della cura degli acuti, quindi sempre maggiore efficacia della cura, quindi una grande attenzione all'efficacia e una grande attenzione alla connessione con il territorio, che vuol dire che tutta questa azienda qua come il suo scopo, non l'azienda in sé, ma la cura della persona. E quindi il nostro obiettivo, proprio per queste direzioni sono 4, non sono più 3, cioè oltre a generale sanità amministrativa, cioè, esiste una direzione sociosanitaria, noi dovremmo dare alla persona le migliori condizioni per essere curata, a prescindere dal luogo di cura in questo caso. E quindi noi sappiamo benissimo che in certe condizioni si viene curati meglio e si sta meglio fuori dall'ospedale. Quindi su questo dovremmo lavorare. Quindi questa è una cosa del tutto prioritaria. Come accade? Questo accade anche utilizzando gli ambiti della medicina generale, le forme aggregate della medicina generale, con le quali stanno partendo le collaborazioni già da adesso. Vengono conosciute come medicine di gruppo, unità complesse di cure primarie, cose di questo genere, no? vanno portate a compimento in qualche modo. E poi sul fronte dei due presidi ospedalieri, cioè del polo ospedaliero, come viene definito la riforma, bisogna procedere alla caratterizzazione dei due presidi, quello cremonese e quello casalascoli, per intenderci. Quello cremonese si configura di più su un secondo o terzo livello di cura. Che significa? Che significa cure più specialistiche, voglio dire l'attività neurochirurgica, l'attività di emodinamica, impronta chirurgica, utilizzo degli strumenti ad alta definizione, cose di questo genere. Io non entro nel dettaglio, trapianti di midollo, fatti in campo ematologico, una diagnostica magari più approfondita, cioè sono diversi gli aspetti che noi facciamo che sono connaturati alla tipologia particolare delle prestazioni rispetto a questo presidio qua. Il presidio è un po' un presidio a particolare vocazione territoriale invece, che ha le specialità di base presso le quali Cremona ha riportato di nuovo la senologia, quindi le attività della prestazione di Cremona sono state già estese con Leopoldo, quindi va, se possibile, aumentata questa estensione, così come le attività di oncologia, perché anche lì è stato fatto partire un'attività di ospedale oncologico che prima non c'era, e poi ci sono tutti gli specialisti cremonesi che comunque si legano gli oculisti di urologia, fanno attività non solo di visite ambulatoriali ma proprio attività chirurgica.
vorremmo procedere consentendo anche ai neurochirurghi di effettuare attività presso quel presidio per quelle prestazioni che non sono così complesse come interventi sulla colonna vertebrale, eccetera. Quindi c'è molto da fare, ci sono tanti, secondo me, tanti spazi di lavoro, ecco, per creare sinergie nella differenza tra i due presidi. Tra l'altro il presidio Casalasco risponde a una realtà che è una realtà interprovinciale, interaziendale, cioè anche il territorio viadanese si serve di quella struttura, e in parte per circa un 15-20% anche il territorio parmense ricorre. Quindi per noi questa è una cosa molto interessante. Io credo che ci sono una serie di punti sui quali lavorare. Quello che ho conosciuto comunemente come Cancer Center è stato definito così. Allora, è una possibilità per concentrare un'attività che è rivolta ai pazienti col cancro o in fase di definizione o per tutta quanta la fase diagnostica in un punto centrale dell'ospedale comune in cui convergono anche tutte le risorse che sono utilizzate per la diagnosi e per la cura. Io credo che sia strategico, anche perché un intervento di questo tipo ci consentirà di effettuare una riorganizzazione complessiva di tutto il presidio, cioè allineando le unità operative che finora hanno delle degenze che sono sfalsate nei piani, tipo la chirurgia terzo e quarto piano, la cardiologia terzo e quarto piano. Questo ci consente di allinearle e ci consentirà anche di ampliare la neurochirurgia anche al secondo piano. Quindi noi, siccome in questi anni abbiamo modificato anche la nostra attività e siamo diventati punto di riferimento da Lodi a Mantova per l'attività neurochirurgica, questa è una cosa di pregio che caratterizza la nostra azienda, ha bisogno di più spazio. A questo punto stanno veramente stretti, e su questo dovremmo lavorare sodo e trovare una possibilità a breve perché loro abbiano più spazio anche in termini di posti. Questo si allaccia un po' al tema che accennavamo prima, era proprio la fusione. Erano due unità operative che nel tempo erano state create proprio una ridondanza di posti letto e dei tempi di lavorazione dettati per i neurochirurghi dell'attività programmata. Adesso facciamo tanta emergenza, tanta urgenza. E la scelta della neurologia è una scelta di lavoro soprattutto sui liver acuti, cioè la nostra stroke unit, obiettivamente in questo momento, anche per la scelta del direttore che viene da una grossa stroke unit,